La scuola riparte in presenza, anche se al 50%, e, pur se in misura ridotta, l'impatto di tanti studenti in movimento sulla rete territoriale dei trasporti sarà pesante, anche alla luce delle riduzioni dei posti sui mezzi pubblici per le regole anti-Covid. Anche il Comune di Teramo dovrà far fronte alla nuova situazione. Il 7 di gennaio ritorneremo alla situazione prima del 2 novembre, quindi con una serie di corse dedicate, alcune alle scuole superiori, alcune alle scuole medie, in modo tale da dare un servizio a tutti e per le scuole medie in modo particolare da non lasciare ragazzini di 11 anni anche per Teramo per 45 minuti e oltre ad aspettare il proprio ingresso. Si è stimato dal lavoro fatto con la prefettura e anche grazie all'impegno della dirigente dell'ufficio scolastico provinciale che su Teramo torneranno giovedì 7 gennaio almeno 1.400 ragazzi in più che arriveranno dai comuni limitrofi, quindi insomma stiamo lavorando su questo. Tua si è impegnata a fare delle corse in più, i nostri gestori che incontrerò lunedì prossimo hanno dato proprio disponibilità, quindi siamo pronti per far sì di dare il miglior servizio possibile. In questo caso voi sarete pronti anche e soprattutto per le frazioni che all'epoca hanno fatto denotare qualche problema. Sì, sulle frazioni poi ci abbiamo lavorato nel mese di ottobre e di novembre, abbiamo, grazie anche alla disponibilità dei gestori, dei nostri gestori che vanno nelle frazioni, quindi escluso Tua, abbiamo trovato delle corse aggiuntive, abbiamo dato una risposta a tutti, speriamo, ma siamo sempre disponibili a raccogliere delle esigenze, delle segnalazioni e per far sì di intervenire e trovare una soluzione anche lì.